Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. In questo video sarà un altro prima di shoppare, però, della skin di Manzoboss. Vi ho fatto quello di testa di pomodoro, è andato pure abbastanza bene, non vi potevo non fare quello di Manzoboss ovviamente. Comunque, come un po' in ogni prima di shoppare faccio, c'è un attimo il mio dubbio iniziale del video. Cioè, secondo voi, Nightbeam, skin stupenda a mio parere? È un backpack pure bello. L'unica cosa brutta è che la fa un po' sembrare grassa sti pantaloni. È un sì o no secondo voi? Nel senso, me la compro? Ne vale la pena o no? Scrivetemi la vostra opinione nei commenti. Comunque ribadisco, la sfilata è aperta a tutti, basta scrivere il vostro ID nei commenti, io vi mando la richiesta e potete partecipare, basta che non infrangete nessuna regola. Ma non sto a ribadirlo in ogni video, ho fatto un video apposta, andatelo a vedere a caso. Tanto il livello account 666, ce l'ho messo male. E faremo il primo di shoppare su Manzoboss. Skin, a mio parere, sublime. È stata la mia prima skin epica shoppata, quindi wow. È passato il tempo, è da più di un anno che l'ho. L'ho comprata marzo 2019. E non ho niente da dire, cioè, non è una skin tryharder, però, volete mettere. È una skin più che altro stupida, però con il backpack fighissimo, tutto fighissimo. Ci sta, a mio parere, ci sta molto. Il backpack è pure molto facile da abbinare, essendo che è rosso e giallo e blu, veramente hanno i colori basilari. L'effetto è molto molto carina, è una delle mie skin preferite. Comunque andiamo al mio poligono di tiro che ve la faccio vedere meglio. Comunque ci ho messo pure il piccone abbinato, questo secondo me era coerente con la skin. Ok, abbiamo la partita. Ok, vediamo la veloce. Non vi voglio far perdere troppo tempo perché prima di shoppare vengono davvero molto molto lunghi. E quindi sto cercando di velocizzarmi. La faccio vedere un attimo quando mira. Capite che è un po' grossa, cioè, vedete. Ok, ci sta. Guardiamo se pompa, poi andiamo a vedere quando, come builda. Sta tutto. Vedete che è una skin più mascottosa. Non penso esista tipo mai come termine, però non esiste neanche tipo mai, quindi possiamo dire che siamo 100% analfabeti. Tanto sto facendo i 90 a 20 metri dalla TV. Che per chi non lo sapesse, io gioco da TV e non da monitor. E ci sta, dai, cioè. Vedete che potrebbe dare un po' fastidio, ma è, penso, è una skin quasi piena salute che fa venire più fame su sto gioco. Cioè, guardarlo, mi vorrebbe voglia di dargli un morso. Poi il bello è che non si sa se è una maschera o no quella, cioè. Quindi volendo potrebbe essere anche la sua testa. Quindi molto carina, molto carina. Guardiamola un attimo. Mentre ok, mentre battle. È mia stanza a te. So che non ha molto senso, però mi piace farlo, va bene? Problemi? Ok. Ci sta, è approvato, approvato.
Comunque torniamo in lobby così vi faccio vedere i migliori abbinamenti con lei, con lui, scusate, e il backpack. Comunque, suggeritemi nei commenti su quale volete che sarà il prossimo prima di shoppare e se sarà una skin senza 2 miliardi di stili che ho, vi giuro che lo faccio. Così da pure vedere qual è quello che volete di più, se siete indecisi di una skin almeno. Al massimo se volete ve la faccio vedere velocemente. È un panino? Ah no, mi sembra un panino quella moneta. Ok. Iniziamo dalle migliori combo con Mazzo Boss. Ah. Si intona con le salse, quindi sì. No. Intanto ho messo i tre preferiti solo con il capitolo. Che ho comprato il capitolo 2. Oh, volevo fare una cosa. Vediamole così non abbiamo il traccio. Ok. Nel secondo forse. No. No. Sono cattiva? No. Così al limitissimo, cioè, non lo so. Sì, perché c'entra abbastanza. Oh, così pure. Lo stesso blu, c'entra abbastanza con. È corretto col tema cibo. Sì. Così è uno dei migliori abbinamenti, secondo me. Non tanto per i colori, ma per la logica ci sta un sacco. Sì, con la parte blu. No. Sì. Sì. No. Forse. Sì. Al limite col blu. Ma pezzo di no, dai. No. 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 Neanche. Questo forse. Sì, dai, ci sta. C'è pure lui, quindi. Manzo bossa tutto. Aggiusta tutto? A tutto fare? Tutto fare, non a tutto fare. Comunque no, dai. No. Un po' con la parte dorata del formaggio ci potrebbe stare. Lascio a voi. Sì o no? Sì, dai, l'ultimo stile. Un po' con le robe arancioline che ha. Non mi piace. Bello così, molto molto bello. Sì. No, mi dispiace Nevischio Junior. Sì, per la parte blu. No. Così. Così ci sta, se no no. Arancione, dico. No, sì. È il suo. Forse è il terzo? Non lo so. Penso di no. No. Sì, ci sta. Però non dovrebbe fare pubblicità al marchio nemico. Però ci sta. Pure testa di pomodoro ci sta da Dio col suo backpack. Quindi scambiamo i backpack ci stanno davvero bene. No. Ora veloce. No. Sì. Sì. No. Sì. No. Sì. Sì. Un sacco. No. No. No, no, sì, no, anzi con le rotelle arancioni sì, no, 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 sì dai, sì, no, sì dai, cioè, ci sta,
solo nel primo, però non lo userei tipo game, dai, cioè non ha senso. Ci sta, come se si stesse trasferendo. No, no, sì, molto molto carino lo zaino Star-Lord. Che no, 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 no. Skins è un po' difficile abbinare. Così ci sta. Sì, con un po' la cosa metallica. L'arancione metallico, però un po' un sì o un no. Una via di lì. Sni. Anzi, no, dai. No. Sì, c'ha quella sottiletta un po' dorata. Ci può stare. Pure con la parte giù di ferro. No. No. Così, me l'aspettavo meglio. Però dai, sì. No. Così. Così, Madonna, il top. Ci sta da Dio, ci sta da Dio. Anche così ci sta abbastanza bene, però non come l'arancione. No. Sì. No. Troppo. Però con le parti gialle, dai, ci può stare. No, sì. Sì. No, no, no. Strano, perché con le ali solito ci sta tutto, ma si vede la spalliera di ferro che secondo me è uno un po' dei punti deboli di tutte, quasi tutte le vecchie skin, quindi secondo me no. 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 No, e infine no. Ora che abbiamo visto Manzobos con tutti i backpack, vediamo Frittura con tutte le skin. Frittura è il backpack di Manzobos. Sì. 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 Comunque resta sì. Sì. No. Sì. Sì, se metto un altro colore. Qui ci fa il fish and chips. Magari così. Tipo che ora che c'è il suo ristorante ci sta da Dio. Poi gli altri sì lì. Anzi, più col futuristico un po' un sni. Però. Dai, ci sta da Dio con pesce secco. Comunque no. Cioè, è troppo strano mi fa. Non mi sento di dargli il sì. Sì, è bella. Sì, poi la ragazzina che prende le patatine ci può stare. No. Sì, dai. Sì. Sì, me lo immagino tipo col viaggio se le porta. Ci sta, ci sta. Sì, ribadisco il fish and chips. Però ci sta bene se per sé. Col blu sì, dai, gli do un sì perché sono buona. Sì, così. Sì, Vega, sì, qui si intona con i pantaloni. Anche qui si intona con i pantaloni. Un po' misto qui non ha senso desistere. Vabbè, ci può stare, dai. Ripeto, vi ho detto che ci stanno da Dio quando ci scambiate i backpack. Comunque, sì. Tanto fatemi mettere lo stile così. E mettiamo Manzo, se non si arrabbia che. Ok. Ma perché. Mi dà fastidio quando senti lo stile che ti alza la suggestione. Un po' brutta come cosa. Aspetta, ma puoi mettere tipo così? Un po' di pranzo del Natale ci potrebbe stare. Sì, come se stessi facendo uno spuntino durante gli studi. No. Sì, dai. Non ha senso, lei è praticamente di una specie di samurai, cioè. Dai, sì, tutto in tema pinnacoli, tutto in tema tecno. Così. Così è molto bella. Non ci trovo qualcosa che ci sia davvero bene, cioè dai, raga. Quindi un no.
troppo strano, no. Così molto bella così. Invece così un po' meno, però così davvero stupenda. Molto carina così, ci sta un botto. Un po' la parte blu ci può stare, dai, sì. Il contorno bianco c'è, pure gli occhi del panino. Però comunque no, dai, troppo pochi dettagli. Non ha senso di esistere, cioè, perché? Questa è carina, come se stesse le portando sulle spalle. Ribadisco il concetto dello spuntino. Ci sta molto. Il suo? No. 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 Sì, un sacco, come se l'avesse rubato durante l'apocalisse. Ci sta, ci sta. Però perché vedete non sono messe benissimo, sono un po' mal ridotte le patatine. Col rosso però è un rosso ben diverso. E magari ci sta però con lo stile, così. Secondo me così ci può stare, dai sì. No. Una specie di guerriero, non ha senso. Sì, lei, tipo l'influencer. Oddio, ho saltato il Carlino. Sì, questo lo usavo spesso. Sì, come se fosse il pranzo di Natale. Cioè, il cenno di Natale, ripeto. Con il terzo senso, però il Carlino sempre rimane bello, bellissimo e unico. Lei comunque è una skin molto bella, mi piace un sacco il primo stile. Però che non uso mai. Sono un po' troppo femminile. Più pure al pensare che ha del pass un po' mi turba. Però mi dà fastidio usare le skin del pass. A parte alcune bellissime. Tipo Rots, Ibrido, Catalizzatore, Pinacotecnica, queste qui. Le altre non mi piacciono tanto di quelle che ho. Però ci sta comunque molto bene, dai. Sì, sì. No, non ha senso. Sì, dai. Sento nel giallo. Come se se le fosse portate in spalla per qualche viaggio o qualcosa del genere. No, come si fa? Con Ninja magari così. C'è il blu, c'è il giallo. Sono molto dettagli, più perché più che altro prevale in uno prevale il blu e nell'altro prevale il rosso, quindi c'è il contrasto. Però mi piace questo contrasto, quindi sì. Sì, su Star-Lord. Si fonde con la con la cassetta? No. Però la cosa di istruzione è che è difficile da buggarsi. Cioè si attacca sempre bene. Non si. Cioè si attacca perfetto, se vedete. Non. Ve lo straconsiglio. Comunque la rocchetta era no. Agente banana no. Agente bananita si chiama, vero? Sì, agente bananita. Sì, no. No. Fish and chips però congelato. Come se fosse i pesci che metti nel congelatore. Ci sta. Quindi sì. Lei sempre cenno di Natale, però. Cioè, congelati sono un po' più brutti. Come per gli abbinati. Però c'è il blu, quindi. Ha il contrasto al limite. Lui non ha senso di esistere. Immagino si risveglia dopo migliaia d'anni volta a Lord Burger. Però dai, no. Siamo seri? No. No. No, le ombre fanno schifo. No, fanno schifo con questo backpack. Lei è molto carina. Lei no. No. Sì. No. No. Con supersonico poco ci sta. Qualcosa di un po' più. Non riesco a trovarci qualcosa che. Ci sta lo stile, però dalla lobby non si vede bene, però secondo me ci potrebbe stare molto, quindi gli do un 6 sulla fiducia. Sì, è come se le stesse cuocendo, però dai, no, no, no. No. Così sì. Qui è uno dei pochi dove solo per l'abbinamento ci sta, per il resto non mi piace. Qui ci dovete mettere questo, lo stile del Durburg, spack.
Sì, ho provato 20.000 volte. Cioè, dai, raga. Quanto è figo lo stile del Dorgur, raga. Cioè, io singolarità l'adoro. Così, madonna. Questo non è il mio preferito. Quello di Alla Deriva è il mio preferito. Un pollo con le patatine, però, dai. Non ha senso. Così, una ragazza universitaria che si prende al fast food le patatine a pranzo, ci sta. No? No? No, ci sta, come dire, lo spuntino durante l'apocalisse. No, lui proprio zero. Non ci trovo neanche un minimo elemento in comune, da raga. Beh sì, più per i colori. Color rosso diverso, però colore ci sta con me. Mi dà. Penso già. Sì, stessa cosa di lei. Della squadra rosa e di vittoria guerra. Vabbè, il farro come se le stesse cuocendo, dico, però sul di lui ci stanno bene, capisci? Così è fighissimo. Bello, 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 l'ibrido unico e inimitabile. La glu un po'. Niente. Ci sta bene Zev. Sì, un po' meno, però Zev ci sta. Comunque la glu è no. No, non ha senso. Questo è Capitan Findus, raga. Questo è palesemente Capitan Findus. Comunque. Così ha senso, però non mi piace. Però dai, ci sta. Sì. Così. Sì. No, dai. Sono serio. Sì, fighissimo. Questo l'ho usato un sacco durante la season 10. No. Così magari. Forse, però non ve lo consiglio usare con il Cavaliere Ultima. Skin più carina con lui. Poi, se che notate, l'errore nella descrizione di Corvo, che c'è scritto tipo Torvo vola sopra invece di Corvo, l'hanno rimesso pure su Corvo congelato, cioè Torvo maestro delle piume gel. Delle gelide piume. Quindi o hanno fatto incolla e hanno cambiato due parole o l'hanno fatto apposta, cosa più probabile. Comunque no, no. No e no. E quindi ragazzi, abbiamo finito anche questo prima di shoppare di testa di pomodoro. Siamo arrivati a ben 10.095 V-Buck. Ditemi nei commenti se devo shoppare o no un giorno Nightbeam. E se ci volete il prima di shoppare su Nightbeam. E consigliatemi altri prima di shoppare nei commenti. E per oggi, ragazzi, è tutto. Lasciate tanti like. E dal vostro Flavio.